Ciao ragazzi e benvenuti, sono LeFerri ed oggi proviamo Crown Trick, un nuovo RPG che unisce i combattimenti, diciamo, a turni di XCOM con un mondo RPG fantasy classico, aggiungendo però la possibilità, tra virgolette, anzi la feature, che praticamente il tempo scorre, tra virgolette, quindi le trappole, i nemici, eccetera, eccetera, solo ed esclusivamente quando noi compiamo un'azione, nel senso che se noi spostiamo il nostro personaggio di una casella, per esempio, si spostano le trappole, si spostano i nemici. Se noi non ci spostiamo, i nemici, tutto il resto, non si sposta, il cui rende questo gameplay davvero davvero peculiare. È un gioco che è stato recepito molto molto positivamente sia dalla critica che dalla community, dagli utenti che ci hanno giocato, per cui mi aspetto grandi cose. Di fatto è al momento un gioco completo, anche se comunque continuerà a ricevere aggiornamenti e miglioramenti futuri, quindi nuove armi, nuovi nemici, nuove mappe, eccetera eccetera eccetera. Aggiungeteci il fatto che, oltre alle cose che vi ho detto prima, questo qui è anche un roguelite, quindi teoricamente ogni volta che noi moriremo, diciamo, potremmo reiniziare il gioco teoricamente, ma non sono sicuro, dobbiamo scoprirlo, con nuovi equipaggiamenti, nuovi perks sbloccati, eccetera eccetera, il tutto per renderci, diciamo, la prossima run un po' più facile, ecco. Ma prima di andare a scoprire il gioco vi invito ovviamente a lasciare un like per supportare il video e soprattutto a valutare l'iscrizione al canale per scoprire giochi come questo, ma non solo, che magari altri canali non vi fanno vedere. Bene, start game. Allora, lasciamo stare questa partita qua di prova, tac, e partiamo. Allora, il gioco, purtroppo, l'avete già visto, è in inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, qualche altra lingua, ma purtroppo non in italiano. Adesso non staremo qui a leggere la narrazione del gioco, che alla fine sono sì e no 5-6 stringhe di testo che appunto ci spiegano il perché delle cose, no? Questa ragazza qua si trova in questo dungeon che si chiama Reame degli Incubi, dove c'è appunto questa corona. Adesso noi andiamo a parlarci, vedete, spostiamo il personaggio con WASD e interagiamo con Space. Praticamente lo scopo di questa ragazza, ragazzi, sì, sarà quello di salvare il mondo da un pericolo imminente, e questa corona qui è considerata in un certo senso il guardiano di questo reame e si è offerta di aiutarci, e anche noi di aiutare lei ovviamente, per salvare appunto il mondo dai pericoli, ecco. Ci ha dato in cambio dei poteri magici, poiché questa ragazzina di fatto non sa fare nulla, ecco. Quindi tutto ciò che faremo sarà grazie alla corona che abbiamo in testa. Detto molto molto semplicemente. E qui per esempio, cominciamo per esempio con il fatto che spostando per l'appunto il nostro personaggio si spostano anche gli oggetti nell'ambiente. Il reame, degli incubi opera su un sistema a turni, basato sui turni. Trappole e nemici rimangono stazionari finché lei non fa una mossa. Quindi possiamo anche far skippare i turni con X, che è una funzione ovviamente che sarà indispensabile per proseguire in certi punti, Tipo, ipoteticamente noi siamo qua, ok? Se io non uso skip turn e non mi muovo, questa qui rimarrà qua in eterno. Bisogna fare skip per forza. Ok, avanti. E qui io mi ero fermato con la prova tecnica di prima. Hai sbloccato una cesta random. Ok, la prima arma immagino. Spear of the Defender. Pick up Space. Ah, attacca in due caselle. Ok. Sembra che tu non sia abbastanza forte per equipaggiare un'arma reale al momento. Lascia che ti aiuti. Il primo obiettivo, rompi quelle casse in modo da poter andare avanti. Ok, attacca con questo. Monete. Perfetto. Qui abbiamo il primo nemico, Ma perché rompe le casse senza attaccare? Vabbè, attacchiamo noi. E se facciamo così invece? Da distante? Bene. E qua? Aio. Si è stannato. Meglio così. Fatemi ovviamente sapere cosa ne pensate nei commenti. Ricordati che puoi anche cambiare direzione sul posto. Delle volte è meglio che muoverti realmente. Shift più W. Ah, ok, giustamente. Sì. Cambiare direzione sul posto non consuma turni, anche perché effettivamente se io cerco di
Allora, sto puntando di qua. Se io non voglio usare questa opzione qua, ma muovermi direttamente, è possibile che cada di sotto. Adesso eviterei di provare perché sono abbastanza sicuro che sia così. Quindi facciamo così e siamo a posto. Ok. A parte il fatto che secondo me, se anche non cambio posizione, direzione, ma attacco così, infatti lo fa in automatico, dai. Però se non ci sono nemici da agganciare, probabilmente non lo farebbe, credo. Allora, in una reale battaglia, una strategia valida è quella di aspettare sul posto o di... Ah, oppure di dare un fendente in modo da far avanzare il flusso del tempo. I nemici non hanno altra scelta se non iniziare il combattimento approcciandoti. Attaccali quando sono nel loro range, diciamo, nel tuo range. Skipping your turn can sometimes force the enemy to approach, giving you advantage of attacking first. Allora, skippare il turno delle volte ti dà la possibilità di forzare il nemico ad approcciare, dandoti il vantaggio di attaccare per primo. Quindi faccio X e lui giustamente ci viene addosso. E adesso qui posso attaccarlo. Tac. Perfetto. Si è stannato di nuovo, a quanto pare. Allora, ecco qualcosa che devi sapere perché è molto utile. Rompere i nemici ti farà attaccare, no, ti farà attaccare sì, più efficacemente. Puoi ridurre il breakpoint dei nemici facendogli danno. Quando un breakpoint del nemico raggiunge lo zero, saranno stannati, e riceveranno più danni dal colpo. Allora, questo è ridotto di 1 ogni volta che il nemico prende danno. Ok. I nemici rompono lo scudo quando raggiungono lo zero e diventano stannati. Va bene, vediamo. Così. Ah, perfetto. Ma perché adesso gli hai tirato via uno e poi due? Boh, vabbè, ok. Accontentiamoci per il momento, eh. Sembra davvero, davvero promettente. Capisco il perché di tutte le recensioni positive, eh. Non so voi, però mi fa piacere come cosa. Ok. Let's go. Oh, un arciere. Allora, un nemico è più vulnerabile quando sta caricando e quando è attorno a te. Quindi puoi romperlo più velocemente. Ok. Attack can reduce more breakpoints when... Ah, ho capito. Quando lui è in carica, praticamente lo scudo c'è questo simbolo qua e gli posso fare ancora più male. Perfetto, direi. Approfittiamone quindi. E mi sa che sarà lo stesso per noi comunque, eh. Benissimo. Avanti. In realtà il combattimento non è esattamente alla XCOM, eh. È molto meno a turni, tra virgolette, ecco. Molto più libero. Space Interact, vediamo un po'. Questa bottiglia contiene acqua dalla fontana della cura, diciamo. Un sorso da questo elisir ti darà vitalità, insomma. Tieni premuto F, vediamo. Ok. Infatti ha guarito la vita e anche gli MP in teoria, però in questo caso non l'abbiamo visto. Va bene, andiamo avanti. E questi qua cosa sono? Possibile che questi ci diano vita e quello là ci desse MP? Chi lo sa? Posso rimpinguarla? Pare di no. Andiamo avanti. Vi invito ovviamente anche a seguire il canale Twitch per vedere ulteriormente questo gioco, per esempio, il che promette davvero davvero bene. Space, avanti. La difesa fisica riduce il danno in arrivo dagli attacchi fisici, perfetto. Questi qua onestamente non so cosa facciano, li schiacciamo, però boh. Li schiacciamo, cosa ho detto? Non lo so onestamente. Space Interact. Blink Boots. Allora, questi sono chiamati Blink Boots, cioè stivali Blink, che ti permettono di muoverti ad una specifica location istantaneamente. Comunque il loro uso è limitato. Usali bene. Allora, using Blink will not consume any turns. Available Blink usage are shown via the Blink Gauge. Ah, ok, questo qua è il numero di utilizzi che abbiamo, ragazzi, 3. Spostarsi tramite il Blink
non triggera, diciamo, il corso degli eventi, quindi vuol dire che se noi ci spostiamo il nemico rimane lì, per esempio, o la trappola rimane lì. Però abbiamo tre utilizzi, insomma. Ok, blink, devo farlo per forza? Ma se non mi interessa, per esempio? Vabbè, consumato un utilizzo così a cazzo per il giusto, per il gusto, scusate, di farlo. Blink is also powerful when L needs to get across block tiles. Ah, ok, giustamente qua siamo bloccati e quindi non ci resta che fare così. Però vedo che gli utilizzi sempre si ricarichino, eh. O forse cambiando camera, non lo so onestamente. Si è ricaricato, allora. Andiamo qua. E poi qua. Bello. Oi oi oi, che succede? Elemental tiles can also cause negative status effects for enemies. Va bene, e noi facciamo una furbata tipo così. No, non è stata molto una furbata questa, eh. E adesso? Weak as my powers are right now, I can still replenish the energy of your blink boots. Ah, ok, ma solo mentre siamo qua. Dopo ti arrangerai, ha detto, eh. Bene, uccidiamo questi allora, perfetto. Noi skippiamo i turni e sono dei polli, perché si uccidono, cavolo. Beh, va bene così. Che cavolo, no? Così allora, perfetto. Benissimo. Ma una moneta no, eh. Più 200 di cosa? Fire Breather, un boss, ragazzi. Allora, i familiari sono più forti dei nemici normali, fai molta attenzione quando hai a che fare con loro. Ed effettivamente sembra cattivello, eh. Qua fra l'altro mi sa che esplode tutto. Ma l'hai detto infamone. Se io faccio tipo così, per esempio, e dopo faccio BAM! Non è stata una mossa molto saggia, mi sono fatto un sacco di male. Non possiamo prendere sorsi? Bene. Bene, bene. Aio. Break. Quanto dura lo stun? Chissà. Beh, ce l'abbiamo fatta. Però ho giocato un po' con il culo, eh. Niente male affatto. Ricordati, nel reame degli incubi... Ah, i familiari sconfitti poi saranno sotto i tuoi ordini? Ma va? Cioè posso evocarli tipo? Familiare ottenuto. Piazza un barile esplosivo che esplode se attaccato, facendo 145 di danno lava ad una casella 3x3 e generando fuoco. Che figata! Spara fuoco facendo 85 di danno al bersaglio in 3 caselle verticali e generando fuoco. Incredibile, familiar skill 1 e 2. No, che bello. Some skills will require you to select a target location before pressing to activate. Ma è fantastico. Allora, vediamo di fare così tipo. Ah, ma sapete che forse faccio così per l'appunto e do fuoco a tutto io. Ma va. Che bello. Che bello. E qua abbiamo altri nemici, eh. Bravissimo. Lo sapevo, l'ho mancato apposta, più o meno. E dungeon finito, forse? Performance decente, ma è ancora una lunga strada da percorrere. E vai. Space Interact. E il primo dungeon, ragazzi, lo abbiamo fatto. Di fatto. È stato relativamente semplice, ma d'altronde era il tutorial, eh. Io sarei molto, molto, molto curioso di proseguire ulteriormente, ma mi rendo conto che per farvi vedere il gioco, diciamo, sarebbe molto superfluo. Per cui io direi che, purtroppo, eccoci qua. Che cos'è questo posto? La Hall della Reincarnazione. Puoi pensare che sia, vabbè ragazzi, fa lo stesso. Tanto alla fine è per scoprire un po' il gameplay, non tanto la storia.
Direi che qui possiamo concludere questo video dicendo che effettivamente questo gioco è un indie davvero davvero notevole, uno di quelli che è da giocare molto molto di più, tant'è che su Twitch sicuramente lo vedrete. Grazie e alla prossima.